Amici di Billiard Channel, che dire se non ben arrivati, anzi bentornati a tutti. Oggi, ultima giornata di qualificazione, del torneo di qualificazione di questo splendido mondiale in terra di Sardegna. Vi abbiamo tenuto compagnia in questi giorni con le immagini a camera fissa, ma dandovi comunque conto di alcune delle più belle partite di qualificazione, con il commento di Odino Crepaldi, che tra l'altro ringraziamo perché ha dato dei cenni tecnici davvero interessanti. È stato apprezzatissimo il suo commento, e quindi un complimento anche da parte nostra al mago, tutti da parte nostra al mago, tutti lo conoscono in questo modo, Odino Crepaldi. Qui con me chiaramente il mio socio Nicola Biondi, a cui dico ben arrivato e buon compleanno, socio, perché questo è il nostro quarto mondiale. È il settimo anno e abbiamo passato la crisi. E qui invece una graditissima presenza alla mia destra, Paolo Marcolini, vice campione italiano dei professionisti e secondo me uno dei fantastici giocatori del panorama biliardistico italiano attuale e del passato. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti. Ciao, del passato, perché insomma stiamo diventando vecchietti. Stai facendo storia, Paolo. Sì, stiamo facendo storia. La storia la facciamo anche grazie all'operato di tutti quelli che sono dietro le telecamere di Billiard Channel, a partire da Mirko Bianchi, tornato in postazione di regia, il nostro super Mirko Bianchi, a cui facciamo gli auguri perché è diventato da pochissimo papà di Noah, veramente da qualche giorno. Accanto a lui, in assistenza di regia, abbiamo Fabian Hartl, e sotto, qualche gradino più sotto, ma adesso poi vi faremo vedere le immagini. Noi eccoci, siamo qua. Eccoci qua. Ciao a tutti. In piccionaia. Abbiamo Fabian Hartl, assistente di regia, e sotto Tom Ruban, che ci offrirà delle immagini bellissime, ma ci saranno anche delle altre novità. Vi dicevo, ultima giornata, fase finale della qualificazione, partiamo col botto. Li vedete sul biliardo, adesso Mirko Bianchi andrà con le immagini proprio al tavolo televisivo, dove si incontrano niente po' di meno che Antonio Lamanna e Michelangelo Agnello. Questo incontro nel mondiale c'è già stato, nell'ultimo mondiale, e è stato proprio un incontro di qualificazione, se non erro, per entrare nel tabellone. Vi ricordiamo che il percorso dei giocatori non inizia qui, perché devono vincere o due o tre partite per accedere al tabellone dei 64. Ricordiamo che il tabellone del campionato del mondo è un tabellone a 64, 48 a 20 diritto, 8 che si qualificano dalla parte della CEB, della Confederazione Europea di Biliardo, e 8 dalla parte panamericana. Però adesso, caro socio, due battute subito a caldo prima di entrare nel vivo della partita: con chi questo mondiale se lo giocherà da qualificato? Paolo Marcolin, che è terzo classificato all'ultimo mondiale di Pistoia. Paolo, cosa pensi di questo mondiale? Del tuo mondiale? Del mio mondiale? Penso che innanzitutto vorrei godermelo appieno di tutto ciò che può offrire una manifestazione di questo tipo in una location così bella. E poi sono straconvinto che ci saranno parecchie sorprese, perché, come già accennato anche ieri tra
tra di noi e con chi ho avuto modo di fare due chiacchiere, si gioca su dei materiali a noi non ben conosciuti come queste biglie. Staremo a vedere, sarà da stare molto attenti. Sì, ricordiamo, si gioca con le biglie che chiaramente si usano nell'UMB e sono le sempre biglie in resina fenolica della Dynasphere, che sono puntinate, hanno dei puntini curiosi a forma di topolino, diciamo, ecco. Ti piace? Sì, bellissimo. Perfetto. Trifoglio, dai. Esatto, e i panni invece il classico Gorina blu che ormai siamo abituati a vedere, Dynasphere e Gorina, chiaramente sono fornitori ufficiali dell'UMB. Prima di entrare, scusami Paolo, nel vivo dell'incontro, vi volevo ricordare che la fase di qualificazione è iniziata il giorno 10 e si concluderà oggi, ha visto la presenza di 384 atleti per quanto riguarda la CEB. Il mondiale vero e proprio inizierà il 20 e terminerà il giorno 24, quindi sabato. Un doveroso ringraziamento a Paolo Scaramuzzi e a Nerella Muzzi, i press come vengono chiamati qua in terra di Sardegna, a Calangianus, per aver organizzato un qualcosa che sembrava inimmaginabile all'inizio di questa avventura, in concerto sicuramente anche con il sindaco Fabio Altieri, hanno messo insieme. Tra l'altro Gianluca, al terzo tentativo, perché sappiamo che questo mondiale era stato organizzato prima dell'evento del Covid, è stato rimandato addirittura due volte per favorire anche il fatto che potessero parteciparvi anche i giocatori chiaramente del Sud America venendo da altri continenti, e alla fine ci sono riusciti a tirare fuori questa bellissima manifestazione che ha dei dettagli particolarissimi anche dalla location. Poi vi faremo vedere qualche piccolo dettaglio che fa davvero la differenza. Sì, assolutamente, siamo nel padiglione fieristico Expo di Calangianus, completamente ristrutturato, una struttura piccola ma veramente veramente una chicca. Calangianus, chi non lo sapesse, è la patria mondiale del sughero. Poi se ce la riesce a far vedere il nostro regista Mirko Bianchi, vi fa vedere proprio anche l'ingresso del padiglione con una tenda fatta proprio in sughero. Eccola lì, guardate, intanto uno dei fotografi ufficiali della manifestazione, poi ci ricorderemo chiaramente. Questa è proprio una parete fatta tutta di sughero. Parete mobile, diciamo, a ventaglio fatto di sughero. E intanto il tavolo della direzione di gara e anche la parte sotto della direzione di gara è tutto un rivestimento in sughero. E intanto abbiamo visto anche i nostri direttori di gara, Rosolino Iacò e Antonio Placello. Andiamo quindi all'incontro 16-26. Favore di Antonio Lamanna, che con questi 6 punti rende ancora più pingue il suo vantaggio. 32-16. Sì, angolo ben giocato per allargare la traiettoria della biglia avversaria, è riuscito a realizzare 6 punti con qualche idea di interporre quel pallino tra le due biglie, però rimane lo stesso una buona conclusione che Aniello si dovrà guadagnare qualora dovesse vedere la quantità per il giro. Ma sicuramente penso una forza ricercata, no Paolo? Il pallino potrà offrire tanta interferenza, quindi anche una forza di tutela. Una forza di tutela indipendentemente da quel pallino, una forza che l'avrebbe giocata così anche senza quel pallino, ad allungare il tiro proprio sulla quarta. Due giocatori così d'esperienza e abituati a giocare un biliardo ad alto livello, dal mio punto di vista si sono subito resi conto di ciò che possono darti come difficoltà l'impatto tra queste biglie. Prima abbiamo notato uno sfaccio abbastanza comodo di Aniello, dove ha fatto soltanto due. Sugli impatti di queste biglie c'è qualcosa di particolare per noi, è come se non ci fosse la trasmissione di rotazione. Si trasmettono molto meno effetto da palla a palla. Esatto. E quindi sulla base di questo Antonio ha giocato l'angolo ad allungare, a tenere il gioco in mano, a vedere che cosa succede poi. Vediamo chi riuscirà ad ammaestrare quell'effetto delle biglie per i famosi filotti ad incandelare, ad allargare inizialmente e poi a incandelare seconda, terza, soprattutto quelli battuti di tre passate e mezzo, che insomma la rendono ancora un po' più difficile questa trasmissione.
tra l'altro da sottolineare, l'abbiamo sottolineato poco anche perché abbiamo fatto una presentazione generale, il ritorno alle gare in federazione di Antonio Lamanna. Sì. Talento assolutamente cristallino che ha lasciato la federazione da professionista, sì, ormai sono già un paio di anni, e ritorna, io lo vedo veramente in forma questo ragazzo, non ha mai smesso di giocare, non è che ha passato un periodo in cui non ha giocato, ma chiaramente ci fa davvero piacere rivedere un talento con lui, come lui, poter ritornare a competere con i migliori giocatori italiani e non solo. Assolutamente, Antonio Lamanna, vice campione italiano nel 2014 se non sbaglio, alle spalle di Crocifisso Maggio, ha sfiorato il suo grande titolo e comunque Antonio ha ancora, lui classe 1982, ha ancora secondo me tantissimo da dire nel biliardo. Allora facciamo la presentazione delle nostre telecamere. Questa è la telecamera principale, questa è la camera 2, la camera zimutale. Questa è la camera soggettiva, chiaramente soggettiva, gestita dal nostro Tom. Intanto questo intanto è un capolavoro di Lamanna. Intanto Lamanna 10 punti e difesa centrale. Questa è la telecamera frontale che però è mobile, è motorizzata. Questa è la vera novità del set di BDR Channel, in cui si ha tutta la possibilità di vedere tutto l'Expo e tutti gli altri 7 biliardi collocati collocati in questa bellissima location. Poi abbiamo, ritorniamo sulla telecamera zimutale, abbiamo anche la nostra telecamera diagonale, eccola qua. Poi abbiamo una bellissima duty che vi fa vedere adesso Mirko Bianchi, eccola qua. Dove abbiamo la visione quasi totale di tutto questo meraviglioso palais. E poi ci siamo noi che cerchiamo di... Torna sul biliardo. Esatto, bravo. È meglio. Intanto angolo per Antonio Lamanna. Ancora segno, 6 punti per lui. Si sta consolidando il vantaggio ormai che ha acquisito. Quindi ancora poche battute. Lamanna farà suo il primo set. Un primo set che per adesso Aniello ha il rimorso praticamente di non aver giocato. Non gli sono capitate tante occasioni, o perlomeno quelle che gli sono capitate non è riuscita a sfruttarle. Al contrario, invece Lamanna è stato veramente positivo quasi su tutte le conclusioni frontali e quindi è riuscito ad avere questo parziale di 55-21, ricordiamo 3 set su 5 ai 60 punti. Vedo Michelangelo Agnello un po' teso, Paolo. Ci sta, ci sta, è la prima partita, che vale tanto logicamente. Io credo che ci sia ancora qualche momento così di defiance, poi cercherà di andarci con più convinzione. Sì, tra l'altro il cammino è lungo, loro sono nella parte di tabellone dove devono vincere 3 incontri per approdare al mondiale che comincerà dopodomani, la fase finale. Poi Mirko ci preparerà il tabellone della giornata di oggi e ve lo passeremo come di consueto in sovraimpressione. Ecco un bel primo piano di Antonio Lamanna, campano. Vediamo, questa se ne va. Sì, una garuffa abbastanza anomala, con una partenza molto vicina alla sponda. Chiaramente era molto difficile calcolare il tutto. Tra l'altro, non mi ricordo se l'hai detto Gianluca, ma Aniello, freschissimo campione europeo. Non l'ho detto, ma l'hai detto tu adesso, sì. Campione europeo in carica, Michelangelo Aniello. Lui che ha portato a 3 i suoi titoli europei in bacheca. Vediamo se riesce ad arrivare di forza sotto i birilli per precludere lo strada dello spondeviglia. Bella esecuzione. Esente da difetti questa davvero. Tremo di 5 probabilmente per la mano, non penso azzarderà la parabola, anche se quel pallino sul largo potrebbe dargli qualche, potrebbe proteggerlo, cercarla di 2 sia dal grosso,
lo protegge sia dalla grossa che dalla scarsa, non lo protegge dal rimpallo. Vediamo come affronta questo pallagnello, due possibilità di giocarle, ad incrociare difficile con la mano alta così, oppure ad aprire d'effetto. Vediamo come sceglie Michelangelo Agnello, decide di incrociare. Come avevi detto tu, era abbastanza complicato da sottosponda incrociare facendo i birilli, chiaramente inchiodandola sul quattro della Gorizia. Però Socio, mi permetto di dire che questo disegno qua non siamo abituati poco, perché con le nostre palle, se prendi questa quantità qua, rimpalli matematicamente. No, di più che matematico. Quindi ricordiamo anche che, tra l'altro, ci siamo un po' abituati, Paolo, no? Le abbiamo toccate quelle nuove, insomma. Cosa dici? Mi astengo, nel senso che io è 20 giorni che ho in mano queste biglie del mondiale per cercare di prenderci confidenza. Beh, certo, no. Quindi ho giocato veramente poco con le nuove. Certo è che quando le ho toccate mi sembrano delle biglie molto ma molto più facili rispetto a queste. Certo, premessa, io adoravo, a te piacevano, io adoravo le puntinate, lo so, quindi lo so. Però il mio logicamente è un parere personale, è un gusto, ma anche perché se non ci fosse contraddittorio, no, saremmo, certo. Comunque solo sensazioni, ma le sensazioni che hai avuto sono positive. Intanto sensazioni positivissime per la Manna, che chiude il primo set con questo filotto di due passate e mezzo, realizza 8 punti. Vediamo il replay, una bella stretta, forza controllata, 63 a 34 il parziale. Noi andiamo in pubblicità. All'acchito Antonio Lamanna, che ha vinto il primo set sicuramente con buona personalità. E qui un acchito un po' curioso, dove addirittura non difende. La corsa della palla battente è stata quella giusta, ma l'avversaria ha fatto una strada oltremodo abbondante, tale da concedere addirittura ad Agnello questa stretta. Vediamo se morde subito il fuoriclasse di Mola di Bari. Anche lui tiene bassa la forza. Si è concepita in garanzia, alla fine una sì, buona sì. giocata da parte manca di Agnello. Manca solo realizzo fondamentalmente in questa esecuzione di Michelangelo. Vi ricordiamo che oggi si gioca ad eliminazione diretta, quindi chi perde è fuori dal mondiale. Mentre da martedì si avranno delle partite in cui ci sarà un tutti contro tutti. 8 gironi all'italiana, dove si qualificheranno 4 giocatori per girone, al fine di completare un tabellone a 32 giocatori che poi si sfideranno fino al 24 ad eliminazione diretta, 4 su 7, non 3 su 5. Sì, praticamente dai gironi saranno eliminati metà dei giocatori, ci sarà poi un ranking da 1 a 32, dove a seconda dei risultati ogni giocatore acquisirà una posizione che verrà messa nel tabellone finale, poi a eliminazione diretta a 32. Intanto un'ebrea, traversino di calcio, di rientro per Agnello. La Manna in questo giro assolutamente da guadagnare, no Paolo? Sì, però se gli va addosso sul pieno rischia di farla anche stretta. Rischia di farla anche stretta. Infatti. Comunque ben giocato, perché riesce a distribuire. È stato tutto dalla in difesa centrale. Dalla parte della farmacia, come si dice. Sì, sì, sì.
coniata da, per la prima volta da Alberto Gori, la parte della farmacia. Sì. Non sapevo. Garuffa per Agnello. Intercetta il pallino da tre, non fa un affare Agnello in questo caso, lascia una conclusione di raddrizzo nitidissima ad Antonio Lamanna. 11-0 il parziale per Michelangelo Agnello nel secondo set. Perfetta impostazione il fuoriclasse napoletano. 10 punti per Lamanna, riesce a trovare anche una discreta forza con la biglia bianca sotto castello, davvero tutto perfetto. Lamanna ce lo ricordavamo così, così e così è rimasto. Sì. Cosa ne pensi di Lamanna, Paolo? Lo conosciamo da allora, parte te. Io credo che sia stato il mio primo pupillo. Intanto scusami questa bella risposta di Agnello con 8 punti di sponda palla. Lui vinse un campionato italiano di prima categoria, credo nel 2006-2007. Credi giusto. E mi fecero un'intervista dove mi chiesero chi vedevo meglio tra i giovani rampanti e io dissi proprio Antonio Lamanna perché secondo me ha delle qualità mostruose e credo che non sappia nemmeno lui quanto è bravo, quanto sia forte. Sì, sì, assolutamente. Mi trovi assolutamente d'accordo. Giocatore poi dotato di una meccanica, come le chiamo io, le meccaniche spregiudicate, cioè quelle che quando lo vedi impostato i birilli li vedi già per terra. Molto forte, completo, anche di sponda, ha fatto ottimi risultati anche i nuovi birilli. Forte. Diciamo che di sponda è migliorato, no? Era un po' la sua lacuna, se vogliamo, con qualche periodo di permanenza al nord, qualche tempo fa, anche nel momento dei Principi 2, eccetera, eccetera, veniva giustamente, no? A imparare un gioco che magari non conosceva appieno. Adesso è chiaramente un giocatore completo. Avremo da divertirci. Tanto un altro bel traversino di Agnello con il secondo 8 consecutivo, prima di sponda palla, adesso di traversino, e guardate che bella risposta, poco pagata, sempre di sponda palla, ancora invece di Lamanna. E tutto sommato, davvero riescono a farci vedere un bel gioco, stanno tenendo tutto su toni bassi, sul regolare. Volutamente sul largo in apertura Agnello, sfila leggermente lungo forse, però un giro da guadagnare per Lamanna. Intanto nel two box alle spalle di Agnello, quello che vedete inquadrato nel two box è Giacomo Marginesu, quel ragazzo con gli occhiali che è uno con gli occhiali appoggiati chiaramente è la wild card sarda che si è conquistato l'accesso al tabellone finale dei campionati del mondo. In bocca al lupo a Giacomo per questa sua splendida avventura. Giro per Lamanna sul largo. Agnello che non dovrebbe vedere palla, si affida ad una bricolla, prima è andato secondo me tanto più sul largo di quanto volesse, vediamo se si corregge. Direi di sì. Intanto mi sono dimenticato, prendiamogli un primo piano al direttore di gara, all'arbitro di questo incontro, Nicola Dituri, eccolo inquadrato dalle nostre telecamere, arbitro internazionale con tantissima esperienza. Ha carezzato il brillo esterno del 2 su questa bricolla Agnello, comunque rimane una bella conclusione, però è sfilata forse un po' lunga, addirittura vede lo striscio, Lamanna lo gioca anche molto bene, vediamo l'impatto col pallino, non è fortunatissimo l'impatto col pallino, però tutto sommato realizza 5 punti. Non è fortunato due volte perché gli si è rimesso
gli si è rimesso anche a favore per Agnello quel pallino. Mantiene 10 punti di vantaggio Agnello, che sta valutando la distanza della biglia gialla da sponda corta. Cosa tireresti, Paolo? Sai che può anche decidere di giocare l'angolo. Lo sfaccio qui con queste biglie non mi piace, però è una qualità immensa. Mamma mia, cosa ha tirato fuori Agnello. L'ha aperta fin troppo. Questo è il problema. Anche troppo. Guarda la risposta della terza. Sì, sì. Cioè, questo è un tiro preso nel cuore. Sproporzione delle corse. Non solo fai solo due, pur tirando una perfezione, rimani fuori e guarda come rimani fuori. Sì, è molto strano che abbia aperto così tanto in terza questa palla, perché una palla che parte molto vicina a sponda. Ed ecco intanto la press Nerella Muzzi, moglie di Paolo Scaramuzzi, i due deus machina di questa manifestazione, sempre chiaramente in concerto con il sindaco di Calangiano, Fabio Albieri. Angolo di Lamanna, con arrivo pallino 3, cercherà di spostare la sua verso l'angolo di destra e giocare al meglio la biglia bianca sul castello, e ci riesce perfettamente. La Manna realizza 8 e 3 11. Sì, gli è partita un filo abbondante, ma probabilmente si è fatto buono tutti e due gli obiettivi, anche non prenderlo di prima, farlo di seconda. Cosa dici? Sì, ma credo che gli sia partita abbondante per spostare la sua da là, esatto, per andare in fin zona troppo, di lunga, eh? Fin troppo. Ok, va bene. E ancora non riesce a contenere questa apertura Agnello. Sempre due punti. Miking, il suo soprannome di battaglia, con un viso un po' perplesso, ma mi sembra, almeno dalla mimica, che stia riacquistando serenità per la presenza al tavolo. Vediamo questa smezzata per la Manna. Si tiene sul pallino da tre. Una bella uscita. Anche se sfila dietro, poco importa. L'importante era allungare il gioco, non concedere una conclusione mano sul panno. Vediamo se gli sforza lo striscio largo o se gioca il passaggio naturale. Conoscendo Michela... Ah no, ha giocato proprio lo striscio. Dici che ha giocato largo, Paolo? Certo che l'ha giocato largo. No, mi ero perso un pochino. Bella conclusione da parte di Agnello, che trova allo stretto del castello, anzi non trova il castello ma passa allo stretto del castello, però ritrova una bella quadratura difensiva con l'aiuto del pallino. Quando un mod di tre fuori schema? Ma no, abbastanza in schema con questa diagonale, dovrebbe arrivare quasi naturale questa palla all'impatto. Grazie Antonio per la fiducia. Sai, bisogna. Peccato, sfila leggermente lungo. Diciamo c'è un fine corsa assolutamente abbondante. Il tavolo, io non ci ho giocato su altri tavoli, però sono decisamente veloci. Il fine corsa è importante anche delle biglie, quindi questo con questi due elementi concorrono a generare questi fini a corsa molto molto abbondanti. Intanto Agnello con una conclusione analoga a quella precedente di Lamanna, dove Lamanna aveva realizzato 11 punti solo perché aveva il pallino in fondo nell'angolo, in arrivo ne realizza 8, ne realizzano 8 invece. Ecco, Rechena e Paolo Rechena sulla sinistra e Paolo Scaramuzzi sulla destra. Rechena responsabile, UMB, no, UMB o c'è, scusami, UMB.
È venuto fuori lo stesso schema di prima, cioè, sì. Se avete notato, lo stesso tiro che è concesso all'avversario, questa volta alla manna, è ancora troppo in apertura in questa raddrizzata. Vai Paolo. Sai che mi aspettavo giocasse la carambola da 4. Mi hai anticipato. Perché quando tu mantieni i giri alti con queste biglie non sai mai che tipo di reazione possono darti. Una volta te la inchiodano e una volta te la danno larga. Sì. A giocare un 4 ti mantieni solo, tra virgolette, su una porzione di palla, certo. E sai che fai quella linea con la tua. E quindi farlo o non farlo, non succede niente. Non succede nulla. No, aggiungo tra l'altro, no, certo. Guarda, io ti vengo dietro su tra l'altro una carambola che poi dopo tirandola un pochino più lunga, come insegnano i carambolisti, si può fare anche da 5. Assolutamente. Tra l'altro ne parlavo ieri, come vi dicevo a cena, mi sono divertito come un bambino piccolo perché ho giocato 4 ore con Belluta, che come dico sempre gioca un altro gioco proprio avanti, e mi parlava di questi stacchi. Intanto capolavoro di Agnello di parabola, bravissimo Michelangelo. Sì, guadagna grande presenza, 6 punti che con i 6 di vantaggio già che aveva in tabella si porta a più 12. Forse può essere uno strappo decisivo per impattare sul secondo set. Parlavamo che per regolarizzare gli stacchi, se la palla parte immediatamente in rotolamento, quindi enfatizzando ciò che è la rotazione in testa immediata, magari poi schiacciando leggermente per non trovare steccaccia, che è una meccanica tipica di Belluta, le biglie distribuiscono meglio. Ieri ho visto delle distribuzioni, io pensavo ci fossero solo su Marte, però in effetti io ho pagato per questo motivo delle squarciate di palla grossa, ho pagato con Antonio Girardi, grande amico, e in finale di batteria ho pagato un errore di rimpallo proprio perché non volevo e non potevo stare sul due marcio, diciamo. Succede, bisogna, non le avevo provate sinceramente, la sera prima direbbe. Tanto bellissimo questo striscio di Michelangelo Agnello. Altri 6 punti nello score di Michelangelo Agnello che lo portano a 51, sempre a 33 la manna. 2-6 consecutivi da parte di Agnello, uno di biricolla, di calcio e uno di striscio, davvero ben giocato. Intanto al biliardo 7, se riesce a passarci i risultati, c'è un risultato, lo vediamo dal tabellone, da questa bellissima visuale che godiamo sul palais di Calangianus, c'è un risultato un po' a sorpresa e è sul biliardo 7, ma poi ve li leggo tutti. C'è Panzica, Giuseppe Panzica, che sta vincendo, se non sbaglio, 2-0 contro Gaetano Romeo. E ha da poco realizzato un altro 10, tra l'altro Panzica, che è proprio sotto la nostra postazione, quindi eccolo lì, 6-7. Gaetano Romeo 36-18, Panzica, e 2-0 per Panzica, quindi risultato tra virgolette sorpresa. Panzica è un gran bel giocatore, però Romeo diciamo che è un giocatore sulla carta più accreditato. E intanto rifai partire i risultati, Mirko, che li vediamo. Allora al biliardo 2 Andrea Cacciapaglia sotto 1-0 contro Maurizio Macaluso, Salvatore Gambino e Paolo Spadaro sono sul 1-1, deve ancora iniziare il terzo set. Camboni avanti 2-0 contro Maurizio Congiu, Andrea Toni 1-0 su Marcello Caravello, che è un giocatore che tra l'altro è lombardo, gioca nella zona 6, della provincia di Varese, cioè provincia di Varese, un CSB che è sul confine tra Varese e Como, ha vinto anche una bellissima batteria. Sì, con in finale contro Massimo Alfredo. 1-0 di Vincenzo Consagno su Fabio Marguti, che però è molto avanti nel secondo. Gaetano Romeo, ve l'abbiamo appena detto, sotto 1-0 Michele Gatta contro Andrea Martinelli. E Antonio Lamanna Agnello, l'incontro che vi stiamo proponendo sul televisivo. 2-4 consecutivi per la manna, uno di gancio davvero ben giocato, un altro di 2 sponde al volo sul tiro precedente a questo, sfascio di Agnello a cui mancano 9 punti, e chiude Agnello con questo filotto di prima e pallino da 4,
1-1 riesce a impattare subito il nuovo campione europeo. Guardate nel replay questa bellissima steccata di Aniello che fa addirittura carambola di pallino da 4, quindi 1-1, pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Eccoci tornati all'Achito, Michelangelo Aniello che ha impattato Antonio Laman nel secondo set. Stavo pensando, socio, ma unisco anche alla considerazione del nostro Paolo, da dove stiamo guardando questo mondiale? Mi sento persona assolutamente privilegiata, non so tu, ma socio. Io devo ancora entrare nell'ottica di dove sono, ti dico la verità, perché siamo arrivati circa mezz'ora prima dell'inizio della prima telecronaca e ancora mi devo ambientare, ti eccoci dico la verità qua, non mi rende tanto conto. Ciao a tutti. Qua dietro c'è anche Paolo, siamo, qua, è qua Marcolino, eccolo lì, questa mano alzata e lassù. Ma questo posto è veramente fantastico, sì. Me ne avevano parlato, però quando entri, nel frattempo saluti le persone che non vedi ormai da un paio di mesi, da San Venzana, quindi non c'è stato neanche tanto tempo né di vedere né di salutare, perché troppe emozioni, arriviamo a un mondiale, troppe emozioni. Alice nel paese dei balocchi, e siamo solo all'inizio, quindi avremo, ripeto, da che divertirci. In dismezzata la manna non si salva, realizza 4 punti. Aniello, vediamo come tirerà questo traversino. Anche di tre corse potrebbe fare steola di pallino. Di un passaggio e ne lascia tanti sul tavolo. Forse troppi. Non mi trovo. Paolo. Michi, a me non trova d'accordo. Paolo? Invece sì? Io sono d'accordo. Piano così? Sì, non voglio essere ripetitivo. Hai paura di quello che... Non sai cosa avviene al contatto con le biglie, quando aumenti una forza con le biglie così vicine. Però questo io intendevo di tre corse ad andare verso l'angolo con la nostra, so. E a dar tre corse col pallino che poteva rimanere in mezzo. È vero, è appena partita il terzo set, appena fatto l'1-1, tieni in mano il gioco. Ah, okay, sì, aumenti le tre corse, puoi prendere il pieno, non sai come finisce. Così in teoria puoi guadagnare un tiro successivamente. Adesso, se non va a colla, guadagna un tiro che ha uno schema più facile in cui sei più abituato a giocare. Poi può lo stesso commettere l'errore, però un tiro di schema. Quello di prima non era un tiro di schema, 20 cm di distanza. Era più da inventare. Due biglie che pesano tanto, sì, però. E quindi aspetti un attimo, piano piano devi cucire il gioco, no? E infatti, parlando di tiro di schema, Aniello rimane leggermente corto nonostante la diagonale delle biglie. Puoi mandare il replay? Corto non è tutta responsabilità sua qua, perché sei un po' avvitata, dice. No, non è che sia un po' avvitato, però vedi, la gialla è ritornata nel quadrato inferiore dopo aver fatto filotto. Ce la mandi dall'alto questo replay? A me non torna, non mi tornano tanto queste, tanto. No, è rimasta lì. A corso. Sì, si è un po' piegata adesso, po'... Nico, però non cambia. Sì, ma nel frattempo un po' che si piega rimane più corta anche la bianca. Ah, beh, sì. Quindi se c'è un po' di... Sì, se si piega una, si ferma. Ci sta che sia, che abbia rallentato la corsa anche l'altra. Intanto invece non trova difficoltà un altro invece bel traversino per la manna. Vediamolo nel replay, perché ce lo siamo persi dal vivo, l'abbiamo visto solo nel two box, ma hanno giocato questo traversino di due passate e mezzo. E qui penso di una, io andrei di una dalla lunga di sinistra. Ha riquadrato bene difensivamente Antonio. 12 pari, ce l'ha, no? sì, scegliere 3 di parabola Michelangelo Aniello, sì. Ma c'è quello spazio lì?
secondo me avercela ce l'ha anche la tre sponde, solamente la devi giocare all'interno allungando la forza. No, io non intendevo con una forza un filino più, cioè, quasi da calcio di traversina effetto a tenere. No, quella forza che se la prendi piena l'appoggi quell'altra in corta, e questa era lunga, se probabilmente si è smezzata. Non scelgo una forza per fare messa, scelgo una forza che mi garantisca di prendere palla. Se faccio anche messa, sono contento, ma lì faccio messa quando ho preso palla. Comunque cade in errore Aniello, tra l'altro sposta il pallino dalla penitenza iniziale, quindi libera la strada per questa conclusione di... Andiamo intanto questo Akito di Lamanna che realizza 12 punti, andiamo con la nostra camera mobile sul biliardo di Panzica, a cui mancano 4 punti per aggiudicarsi l'incontro. Vediamo. Ne mancano 10 nel frattempo a Romeo, che ne realizza 4. Di 3 passate e mezzo, torna sotto il castello. Attenzione, la gialla va verso il castello. Vediamo se rimane sotto. Rimane dentro. Sì. Riusciamo a prenderla con qualche inquadratura, quel tavolo, Mirko? Finale thriller, 50-58, no, 56 Panzica, 54 Romeo. Eccolo lì, eccolo qua al tavolo. Allarghiamo un po' l'immagine. Sì, la biglia di Romeo proprio nell'angolo a sinistra. Decide di andare in accosto Panzica. Siamo in steola di arbitro Gurioni. Eccola qua. E qua facciamo lavorare anche la nostra camera, la nostra nuova camera. Romeo col pettino per rimanere in buca praticamente con pallino da tre, perché ma c'è il pallino. Rimane. Questo sono io. Sì. E intanto qua Mirko Bianchi si sta divertendo come un bambino, perché c'ha tutte. Quante camere abbiamo? 7, Mirko? 4 a chiudere per Panzica, angolo di palla scarsa sullo stretto, non riesce a chiudere. E a Romeo mancano? Mancano 6 punti a Romeo, e li può fare su questo traversino. Vediamo se Romeo riesce a rimanere in questo match. Tanto che semplice questo traversino. Romeo ne realizza 4 e si mette a 58, non realizza il pallino da 3. 58 Romeo, 56 Panzica, che può andare a uno striscio di calcio. Penso oppure veda addirittura anche palla, la vede, sì, la vede. La drizzata per Panzica, vediamo se viene il filotto di seconda, chiude Panzica. Quindi primo eliminato di lusso di oggi, Gaetano Romeo. Con un perentorio. 3-0. E ritorniamo noi sul tavolo principale. 28 Lamanna, 14 Aniello. E qui tutto vediamo bel disimpegno anche da parte di Lamanna, che allunga bene il gioco, costringe a questa conclusione tutto biliardo Aniello. Michelangelo, ricognizione per vedere dove far battere la palla gialla in prima sponda sulla corta. Questa dovrebbe aprirsi troppo, come già un po' meno, perché sì, proprio l'ha indurita al massimo, però è rimasta sempre in apertura. Fine, riguadagna al centro, 3 passate e mezzo. È una bella conclusione, soprattutto qualitativamente da parte di Aniello. 6 punti. È una conclusione da delirio, secondo me, non proprio. Bisogna avere la stecca davvero in mano e essere lì per capire che difficoltà aveva, che peso aveva questa esecuzione in quel momento. Paolo? Ha fatto una cosa bellissima. Leggero di impugnatura, altrimenti
ti scappano via le biglie. Se no corre di più la tua di quell'altro. E giustamente tanto deve... 6 punti su questo giro a guadagnare lo stesso quadrato per Aniello, che completa la rimonta. Bella la considerazione di Paolo di un'impugnatura leggera che fa arrivare colpo, queste palle ne hanno assolutamente bisogno, rallentano di fatto, arrivando colpo, quindi più rotazione, rallenta la corsa della palla battente, si trasferisce più effetto sulla palla avversaria. L'unica considerazione che bisogna fare è che bisogna controllare la parabola, perché generalmente con questo tipo di steccata la palla curva e quindi è buona norma, i giocatori esperti bisogna fidarsi di puntare quasi l'americana, diciamo. Intanto la manna che con questo tiro rimane di fisso. Questa è una scelta opinabile. Non mi ha entusiasmato come scelta. Anche più che opinabile, non me ne voglia Antonio, a cui voglio un gran bene, ma questa non mi è piaciuta davvero. La rivediamo un attimo al replay per capire, magari in two box, per capire che cosa poteva stare. Intanto sfrutta al meglio il fisso Aniello, vediamo. Trova anche quadratura, 10 punti. Questo 36-28 la MOM. Quindi prima del tiro erano pari punti? Era 28 la manna, 26 Michelangelo Aniello. Io sono convinto che la rivedrebbe volentieri anche Antonio questa scelta. Ma guarda Gianluca, questo può essere il tiro partita in negativo per la manna. Cioè. Io me lo sono segnato come replay, perché se sfrutta anche questo Aniello, si era guadagnato due belle conclusioni da 6, una raddrizzata da 6, un altro giro a parificare, e dopo il giro a parificare è andato questo errore. Sì. Anche perché Michi in fiducia io non lo vorrei troppo come cliente. Quindi questa è una delle conclusioni decisive, proprio che può essere la svolta di questo. Vediamo se Michelangelo gli trova questo bilanciamento. Capolavoro in terra di Michelangelo Aniello. Capolavoro, bellissima palla. Una meraviglia questa di qualità, di steccata, di forza, di trattamento. Bravo Michelangelo. Imparziale aperto 22-0. Anzi, qualcosa di più di 22-0, perché c'erano anche i 6 di giro, sono 28 in totale. Paolo? Perfetto. Una roba bella. Gli ha promesso un atomo a sinistra. Guarda un po', realizza il pallino da 3, però pensavo rimanesse un po' peggio, ma comunque sempre un'altra conclusione frontale per Aniello, che non c'è traversino di secondo e pallino da 4. Traversino di secondo e pallino da 4, secondo me arrivi stretto al pallino. Dicevo di 2. Di 2 poi. No, sì, abbatti a 25 da lì. Sì, ci arrivi. No, no, non ce l'aveva di 2 pallino da 4. Secondo me sì. Può anche averlo, ma non sei costretto a giocarlo. Giochi il traversino classico. Se fai il pallino, te lo segni. Se no, difendi il tiro in un'altra maniera. Probabilmente si è fatto ingolosire da quel pallino lì. Anche perché così lo fai di quattro corse, però diventa un manicomio da tirare. Non riesco a capire. Fondamentalmente, allora, per ottenere questo schema, avrebbe potuto aumentare di una passata in più. Esatto. Quindi giocarlo di quattro per tornare nella posizione di partenza con l'avversario e con la tua, che potrebbe arrivare morto a quel pallino lì. Sì, rischia anche di piantarla dritta. È come se avesse giocato la via di mezzo. Sì, no, infatti, indecisione. Non è, ha tirato, non convinto. Però, loro sono dentro. Realizza quindi... 12 la manna, si porta a 43. E vediamo come rimane. C'è il passaggio per Michelangelo Aniello. Un errore abbastanza grave, Michi. Poi anche un tantinello frettoloso probabilmente nell'andarci. Sì, effettivamente si poteva più che altro fa stare sull'errore un po' di più la manna, se di errore si voleva parlare, anche perché è una divisione dove aveva impattato il pallino da 3. Sì, ma non è quello l'errore su cui lo doveva farlo stare sul tiro precedente ancora un po' e fargli capire che cosa gli era costato. Vediamo se
Realizza 7 Michelangelo Aniello. Qui tutto sta a vedere come si ferma adesso. 55 per Aniello, 43 per la Manna. C'è all'antica? A tornare indietro, arrivare a pallino 3. Mi sembra proprio posizionato troppo sul largo. Qui si gioca pallino da 3. Pallino da 3, se gioca sul quarto di palla puoi far steola. Fai anche il 3, difendi il tiro e arrivi a 47, 48, 46 Antonio in questo momento. 43, arriva a 46. Io penso giochi che a tornare indietro, non cosa, tiri cosa mai lì. No, conoscendo il giocatore. Tira lo sfaccio a tornare indietro, arrivo pallino da 3. Sì, questo. No, all'antica tornare indietro, arrivo sì? 3. Di sfaccio però, anziché sì. Di raddrizzato. Eccolo qui. No, ma io intendevo questo, non il filotto. Però giustamente Paolo dice vai, puoi andare sotto dall'altra parte. Poi così, comunque, così ben tutto giocato, bene. Benissimo. Benissimo. Devono finire così le biglie. Però credo che con questa proporzione, sì, se tu prendi Castello, sì. È facile trovare il rimpallo sotto. Corri di meno con la tua con palla. Sì, e l'altro arriva più veloce. Okay. Se no, se giochi soltanto il 3, allora... Allora lo tiri subito. E allora è un'altra cosa, però puoi tirarlo subito. Sì, lo tiri lì sul quarto di palla. Sì. Lo dici a me che ne tiro 3 a prescindere, cioè non è che... Però... No, ma perché quella porzione di 3 lì... È bella per il movimento. Non è brutta. Ma assolutamente. Perché tu puoi rimanere a colla di lunga e puoi anche far steola marcia. Assolutamente. Sì, sì. Ti risponde. Ti metti 10-10. Aniello. Vediamo la forza, perché questa è un'eventualità del tiro se si concepisce in questo senso, quindi abbassando la forza. Sfila leggermente lungo, giro in arrivo, con arrivo pallino 3 per Aniello. Per la Manna. Per la Manna. Per la Manna, sì, scusa. È quasi da rinunciare a sto Castello. E arrivare a quel pallino da 3... di 5. Sì, perché è impostato leggermente stretto, quindi se scarseggi la tua va in buca naturale. No, è stato la Manna gioca di mezzo colpo, realizza 4 punti di pallino di Castello, 3 punti di pallino fanno 7 in totale per lui, ma non difende, 5 a chiudere per Aniello. Vediamo quale conclusione sceglierà. Io credo che sceglierà lo striscio di scambio forte. Sì, è bella. Corre un po' poco con la sua. Attenzione agli slittamenti. No, più che altro ci può avere il pallino. Io ho capito cosa vuole dire Paolo. Sai che rischi addirittura di non toccare la lunga con la tua? Attenzione, di andare in corta, vero? Rischi di andare in corta. Ma in corta che succede? Anche perché prendere questa porzione dello striscio... Cioè, innanzitutto... Lo giochiamo di 7 o lo giochi, tra virgolette, passate il termine, di subito? No, di subito. Di 7. È un attimo farlo stretto, il di subito, sì. Sul nuovo. Sì. Qui. Lo tira, perché è giusto tirarlo, però. Eccola qua. Oh, Paolo. Abbiamo visto lo stesso film, Paolo. Abbiamo proprio visto lo stesso film. Con queste biglie è un classico. È come se tutti noi avessimo le stecche leggere, cioè sono carenti di colpo. Pesano, perché mi dicevi, io non, tanto guarda, l'ho preso ieri sera al ristorante, che pesano leggermente di più. Io ho trovato, avendoci giocato solo qua, no? Ci ho giocato la sera prima in sala a Calangianus, e poi qua effettivamente sentivo, sì, come ti dicevo ieri, se la stacca leggera, cioè sentivo che non arrivava colpo, che... e in questi stacchi forte effettivamente ho patito. E intanto la Manna chiude di traversino, 8 punti, favoloso la Manna, si conquista anche il terzo set, davvero una bella reazione del campione campano. Noi andiamo in pubblicità.
diciamole pure in cuffia queste considerazioni. Stavamo facendo delle considerazioni fuori cuffia, io e Paolo parlavamo, dicevi è il gioco più bello del mondo, no? Analizziamo un po' questo set rocambolesco, sicuramente quello sì, che... ma per, dal mio punto di vista è il più bello al mondo perché ha cambiato per 3 volte l'andamento su chi avrebbe potuto vincere questo set, perché all'inizio è a favore di La Manna, dove gioca un traversino perfetto di seconda e terza arrivando dietro il castello, Michelangelo tira di una, non prende palla, Antonio mette la Chito, fa 12, quindi si gira dalla sua parte. Poi Michelangelo non sbaglia mai, va in sequenza, Filotto fa 12, traversino lo gioca benissimo e poi arriva su un traversino invece dove la fretta o l'indecisione lo fa battere male. Ci sono stati 2 erroracci chiave nell'incontro, sicuramente quella difesa di La Manna dove poi ha fatto sequenza Agnello e il traversino che poi è stata un po' la causa della perdita del set per Agnello. La rianimazione di Antonio. Sì, la rianimazione gli ha dato. E qui trova il pallino da 3, non sta sull'ingresso, non sta sul pelo, sta sull'ingresso. Il consiglio che diamo sempre ai nostri amici quando tirate quelle mezze garuffe, state proprio a prendere il pelo, se lo sbagliate entrate al massimo e non entrare al massimo per prendere il pelo, proprio un concetto di un maestro comune che abbiamo, Oppure magari qui su quel tiro poteva anche essere aumentare un goccio di più il taglio, anche anche. Schizzi con la stessa presa di palla puoi fare il tiro, se certo. Entri un filino in più vai quasi a fare buca e buca, certo, con le biglie. Certo, sono d'accordissimo. E comunque anche sul pelo sì. È un taglio che non ti dà fastidio, anzi porta anche un po' più neutra la battente, cioè la leva un po' dall'angolo. Sì, assolutamente. Tanto 2 punti per Antonio La Manna su questa garuffa, inizio in sostanziale equilibrio. Il quarto set. Vediamo se riesce a trovare la forza su questa mezza garuffa sul largo Agnello. Forza che sembra appena difettosa, ma non penso abbia la porzione. Non credo che la veda da giro, la può vedere per al limite per un passaggio a pallino da 4. La Manna. Però alla fine credo che vada di 3. No, va per il passaggio e il pallino da 4. Vediamo che cosa tira. Cosa tira La Manna. Poi ci prendiamo una chicca tecnica anche per capirci noi e far capire qualcosa ai nostri interessati di tecnica. Mandi per cortesia il replay della garuffa di Agnello, si cercava di capire qual era il tiro precedente a questo. Tanto bricolla per Michelangelo. Sì, che vedeva tutta la biglia, ma giustamente ha deciso di andare di calcio dal momento che la battente partiva da una battuta sotto sponda. Guardate l'uscita della palla bianca quando tocca la sponda. Avete visto come questo vortice, esatto, lo vediamo anche dall'alto, ce l'hai il replay dall'alto, Mirko, per cortesia. Guardate dove tocca, qui è dritta e poi vedete che praticamente la palla, bellissima questa osservazione di Paolo, poi questa la teniamo. Paolo e Nicola infatti sono molto amici in queste cose qua, proprio si telefonano anche la sera, vedono i birilli che cadono, i fantasmi che volano, cioè no, siete belli però tutte e due, perché siamo molto attenti ai particolari, cosa che te con superficialità non riesci a percepire. Io sono, lo sai che sono un grossolano. Sì. No, la definizione giusta è superficiale e grossolano, guarda. Tutte e due. Intanto un bell'angolo per Michelangelo Agnello, 6 punti per lui. Ottima la conduzione di entrambe, una conseguenza dell'altra. Biglia avversaria lasciata praticamente in zona neutra di campo. 2 a mo' di 3 per Antonio La Manna. Penso starà sulla parte di sfaccio, che può portargli in dote anche un pallino, aumentando leggermente la forza. Si gira dietro a quel pallino. Sfortunato in questo caso La Manna, anche perché
avrebbe addomesticato ancora meglio la sua biglia nell'angolo se l'avesse impattato in finezza. Però una conclusione tutta da guadagnare per Aniello, che avanti 7 punti nel quarto set decide di tirare l'angolo a parificare. Davvero ben giocata questa conclusione di Aniello, altri 6 punti per il campione di Mola di Bari. Sì, qui diciamo un po' di sfortuna per Antonio, perché la presa sul duomo di 3 era una presa ottima e ha pagato questo tiro che Michelangelo si è assolutamente strameritato, perché non era un tiro banale. Concede però la possibilità di replica, perché non è un parallelismo perfetto. Gioca questo. Anche il 4. Gioca anche il 4. Diamo giro, vediamo se evita il rimpallo. No, ho detto, sia chiaro, ho detto gioca anche il 4 perché stavo guardando dove puntava l'effetto, eh. Co-commentatori, sappiatelo. Anche qua è un errore molto simile a quello che ha fatto su quel giro, dove le posizioni erano ancora più in parallelo. Abbondante 6 punti di per Aniello in questo traversino di prima. Facciamo una considerazione, Paolo, ma anche se poi lo prendiamo con una soggettiva. Guardava dalle immagini Michelangelo, che sembra poco nel match. Questo traversino secondo me ne è un po' la prova. Michelangelo sicuramente sa che la forza su questo traversino va giocata a 3 passate meno, l'ha giocata a 3 passate più, quindi vuol dire che c'è un po' poca riflessione da parte di Michelangelo, segno di poca presenza sul tavolo. Paolo? Ho questa sensazione, come se fosse non convinto, come se non avesse la personalità giusta, che generalmente lo contraddistingue, lo conosciamo benissimo. Non lo so, nel momento in cui non tira lo vedo, cioè, agli un occhi, po' assente, agli un po' inquieto, è come se non riesci a trovare il bandolo della matassa. Tanto finezza a scappare per Aniello. E qui sicuramente è andato un po' in scarto. Ne ha presa molto di più di quello che si diciamo pensava. Che la meccanica di Aniello è tendenzialmente una meccanica scartante, perché usa delle prese di palla molto basse, molto vicine al centro, che enfatizzano il fatto di spostare la palla contro la direzione dell'effetto. Qui lo scarto è stato evidente, oppure può essere stato frutto del pallino che gli offriva una strada e lui ha scelto quella pensando fosse quella giusta. Non era banale comunque uscire di lì, non... Sai che secondo me non c'è più quella difesa. Aggira così, ma con quella forza lì, perché c'è una sproporzione delle corse, no? Se tu la giochi, se parti dal dritto, sì, allora, o giochi il finto giro stretto a stare corto, o se no non ti difendi mai. Ma io penso che lui abbia concepito quello. Ah no, però non ce l'aveva con me, se si abbassava. Sì, ha tirato un po' a dividere le biglie, secondo me. Non aveva, proprio per quello che dicevi prima. Sì, ma allora passo indietro. Io quello lì lo tiro, sia quello che il passaggio dalla corta, se non è perfettamente a meno che non ce l'ho perfettamente impostato per il buca buca, gioco quasi sempre il finto giro. Secondo me le biglie diventano più grandi, quindi ce l'hai, secondo me lì lui ha tirato a smezzare. Il problema è che se giochi il finto giro da lì rischi di correre troppo con la tua, perché parti dal dritto. La tua, che di arrivare alla zona del 20, certo. Ho capito. È brutta, è brutta. D'altronde lì però ti dovevi accontentare fondamentalmente di un qualcosa di rimessa. Cos'altro o tiravi di sponda. Vai di 2 per le 3. Di 2 per le 3 sul 4. Circa il 4. Stando sul 4. Tanto una buona steola ricavata da Aniello, che è avanti 15 punti al volo dalla lunga opposta. Attenzione, erroraccio da parte di Lamana, che doveva stare sull'interno per realizzare il pallino da 4. Pensato troppo che una forza aumentata chiudesse la traiettoria della biglia battente. Così non è stato. Regala 4 punti
a Daniello, ma soprattutto concede biglia libera su questa raddrizzata con il pallino da 4 in appoggio. Questo può essere il tiro che cambia proprio l'inerzia di questo quarto set. Pensa che lo poteva far bere anche il pallino a quella velocità. Scusate, gli combina subito un disastro dietro Aniello, che non punisce l'errore di Lamanna, quindi due errori abbastanza vistosi da parte di entrambi. Dicevo che quel tiro lì di Antonio poteva bere anche prendendo palla, perché il pallino da 4, se prende palla scarsa, picchia sul 4, può venire dentro a bere, può fare il triplo disastro. Che ne pensate della biglia libera non sfruttata da parte di Aniello? Errore di superficialità, no, che tipo di errore è stato? I tempi, dico io, poi faccio parlare Paolo, i tempi non sono quelli giusti, mi insegni, no? Ci è andato su quell'errore lì. Un po' di agitazione. Sì, mi vado anche a soffiare il naso, cioè un Paolo? Giusto tempo. Paolo? Sì, tutto questo, però io voglio difendere la mia categoria, cioè la categoria dei giocatori. Queste biglie provocheranno tante sorprese. Questi errori. Non questi errori, tante sorprese. Michelangelo non ha preso i suoi tempi, per l'amor del cielo, un momento importante, la palla in mano. Io difendo la mia categoria, la categoria dei giocatori che giocano questo mondiale con queste biglie. State certi che se ne vedranno delle belle. Sì, l'avevi detto ieri sera, si sta fondamentalmente avverando, ci sono degli errori abbastanza inspiegabili. Poi, per carità, sulle cose belle fanno le cose belle, questa è una di quelle. Sì, però vedi, è una cosa bella questa, che mi sembra strano da come partita che non gli abbia dato il rosso. Cioè, questa era presa proprio nel cuore e non ci è andato neanche vicino a fare il rosso, cioè ha fatto a malapena 4. Guarda, diciamo che questo è un disegno che ogni tanto ci capita di vedere, il biliardo che magari per evitare grosse chiusure, questo è un biliardo gommato nuovo, per evitare le grosse chiusure del gommato nuovo viene montato per allungare un filo di più. Questa ci sta di più, la palla di prima in mano ci sta di meno. Cioè, un giocatore del genere, sì, certo, come certo. Aniello lo sa che la deve puntare addirittura un po' dentro quella palla lì, se la fa buona anche di seconda, forse, ma di sicuro non prende. Forse si è messo troppo vicino, cioè era troppo corta la distanza tra le due biglie. Eh no, fermati, no, perché se ti metti vicino allora la inchiodi, delle due la inchiodi se ti metti vicino. Se invece decidi di giocare con un goccio di taglio puoi far casino. Sì, però io, cioè lì se dovessi dire la inchiodo sicuramente mi metto vicino, perché come stacca si indurisce la palla, no. Però mi sembra un errore, quante volte l'avrà giocata Aniello, che stai parlando di uno dei colpitori più forti del... Attenzione. Va dentro con la sua. Che almeno lo diciamo, che i nostri amici si divertono nel sapere delle nostre scene. L'errore che ti ho detto di Antonio, che non ha bevuto nella finale, Antonio Girardi, è questo traversino qua. È arrivato a non bere, gli ha corso un metro e mezzo, però non era quella corsa. Aiuto. Ok, è un momento particolare di questo match. Particolare per entrambi, su questo traversino di calcio non sfrutta questa nitida occasione in cui non c'era il birillo di testa, poteva realizzare 10 punti, addirittura prende una quantità scarsa di biglia, ne regala 2 alla Manna. Quel che c'è di positivo per Aniello, che lascia una difesa strettissima che obbliga la Manna a una tre sponde di calcio sul largo, allungando la forza. Quindi è facile prevedere che abbia un'altra occasione Aniello per riallungare dopo questo tu tiro. Tu pensa che questa la devi giocare allungando la forza con il pensiero di batterla di misura. E non basta ancora. Molto vicino, ma non si salva a questo punto, a questo punteggio. Oddio, ma sai che non era da dentro fuori. Vediamo adesso il traversino.
Attenzione, non prende colpo la palla di Agnello. Attenzione, attenzione, Agnello è andato vicinissimo al disastro. Non è passato con la subiglia sui morti, ma poco ci manca. Di sicuro un po' di brivido dietro la schiena per Agnello c'è stato. È passato sul 4 della Goriziana. 48-19 il parziale. Lavanna realizza solo due punti sul successivo giro. Rimane lungo e quindi primo set ball per... Lungo ma non lunghissimo. Lungo mi sembrava più lunga, però credo la vedo uguale da sfaccio. Sì. Un bello sfaccio, una steccata decisa da parte di Agnello che ne realizza 10. Stavo guardando adesso la finale corsa della biglia gialla, un po' curioso che chiaramente, non chiaramente ha sfondato da... tanto la steccata per scambiare tutto quello che vuoi. E con la tua steccata, Paolino. Sai che ti ho sempre fatto i complimenti, che tu c'hai quella cosa lì che le... Bah! Non so se basta. (ride) 58-23, Michelangelo Agnello, due punti a chiudere. Va a prendere lo steccone. Due punti che gli consentono di andare alla bella. Eccoli qua. E Agnello si porta sul 2-2 e noi andiamo in pubblicità, chiaramente, dopo il replay. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. I giocatori hanno chiesto una pausa e in pausa Audi andiamo anche noi, godetevi gli highlights.
Ed eccoci tornati in diretta per seguire l'emozione di questo quinto set, che sarà il set decisivo. Subito una bella, ce la potevamo aspettare tra questi due giocatori, una bella, non è che sì, effettivamente, urliamo al miracolo. Effettivamente lontano dai pronostici, però se questa la bella, diciamo, poteva essere il pronostico più scontato. Sì, assolutamente. Intanto vediamo la situazione sugli altri tavoli, 9 i tavoli installati qua a Calangianus nel palazzetto, nel padiglione fieristico Expo. Comunque io il mio favorito per il mondiale ce l'ho, non lo dirò mai in diretta, lo scriverò su un fogliettino che consegnerò a Bianchi. Come abbiamo fatto a Pistoia, che non ci siamo andati neanche vicini. Esatto. A posto. Guarda, lo scrivo subito. No, vicino a Pistoia ci siamo andati, abbiamo preso un podio, lui. Sì, abbiamo greggiato Marcolini. Sì, l'abbiamo dato a Pistoia come campione del mondo. Mi farebbe piacere. Perché... sai, è sempre bello su un ipotetico campione del mondo avere assolutamente una media positiva sugli incontri disputati. Se tu fossi un ragazzo serio e corretto, diresti che lo score è assolutamente in mio favore. Gianluca commenta. Te l'ha detto anche con una voce abbastanza erotica. No, no, perché mi ha detto che prima o poi mi avrebbe chiamato Gianluca. Cire 4 ad allargare per la manna. Un obiettivo è raggiunto, quello del pallino da 4. Giro anche per Aniello di mezzo colpo a guadagnare il centro con la battente. Eh sì, questa è impostata con la forza della corte opposta. Ah no, decide di scivolare in buca con la sua e fa una bella conclusione. Aniello realizza 6 punti. Secondo me qua è più che bella, è riuscito a far arrivare questa rotazione con questa forza. Assolutamente nota di merito per Michelangelo. Sponde biglia per la manna. Due punti, ben giocati. Sfila un po' lungo, ma offre qualcosa ad Agnello. Non credo molto da un punto di vista offensivo, Gianluca. Ma sai, qua con il pallino lì anche accorciare il passaggio. No, ma non so proprio se la vede per l'angolo. No, mi intendevo per il passaggio. Per sì. Il passaggio, ecco. Decide di giocarlo canonico, ad allungare la sua fino all'angolo. Non c'è una gran proporzione tra le biglie. Spesso si trova questa di proporzione, sollevando la palla battente, lasciando una sorta di neutro. Se no si può accorciare la gialla giocando la battente in angolo, lasciando il pallino in interdizione. Questa è più pratica, quell'altra è un filo più fine ma più difficile decisamente. Sì, assolutamente. Riesce a 6 il parziale. Volevo ricordare ai nostri telespettatori, mi raccomando, al termine dell'incontro non scollegatevi, perché avremo le interviste con i giocatori e poi una sorta di processo all'incontro qui in postazione con il nostro ospite Paolo Marcolin. Nicola si sta segnando tra l'altro i tiri che vi riproporremo, tratti chiaramente dai nostri highlights, per capire quali sono stati i momenti chiave di questo incontro. Faremo considerazioni che abbiamo fatto al microfono anche sugli attrezzi, insomma un po' una rivisitazione a tutto tondo dell'incontro e degli incontri, perché questo sarà anche per gli incontri a venire. Credo che veda tutta la biglia la manna, infatti giocherà un giro. Qui per staccare lo deve diminuire di forza, per staccare la sua. Con la forza della corta data alla bianca.
No, la corta secondo me è abbondante per staccarla quella palla lì. E infatti, forse anche un po' più bassa della corta. Sì, parecchio. Per farla uscire di lì, se no si avvita sicuramente. Non aveva la possibilità di trattarla con un colpo basso. 4 punti per la Manna. Filotto di prima intenzione, va subito dentro, va a aprire di terza, va in apertura, ma impatta il pallino di seconda passata Aniello, ne realizza 3. Vuoi sapere la mia, socio? Secondo me qua ha tirato palla, fai tu, con l'idea di indirizzare quell'altra verso il castello, e nell'errore a prendere il pallino a vedere se il pallino lavorava. Paolo? Ma sono d'accordo con Gianluca. Sono delle posizioni un po' troppo particolari per poter... e ne tiri una. Cioè, pallino 3 io per... ne tiro una. Certo, questa io, era... io stracondivido questa scelta, sì. Per un filo grossa. Pallino 3 per la Manna. Giocato sì. Anche bene la sua, perché l'ha spostata, guarda, dall'angolo. Sì. Nell'idea, ma c'era distanza, quindi non andava, non ne valeva la pena. Si può anche pensare di sporcarla un filo di più con un goccio di effetto buono, proprio per levarla, per portarla nel neutro. Disegno meno bello, ma sicuramente più funzionale. E intanto guardate che bel colpo d'occhio, quanta gente c'è già nelle prime ore del mattino a seguire questo incontro, che vi ricordo è ancora un incontro delle fasi di qualificazione al Mondiale. Intanto bellissimo questo gancio di Aniello, che realizza 4 punti. Perfetto. L'ho valutato davvero molto bene, perché bravo, sapeva di poter ritornare dietro a quel pallino qualora avesse realizzato Castello. Tutto molto bello per Aniello. 17-13 il parziale. Bel cambio biglia da parte del campione di Mola di Bari, e 2 a mo' di 3 per la Manna. Sì, questo senza... E nei sogni può ricreare la stessa diagonale, sì, di Aniello. Sì, l'ho disegnata apposta. Questa è una posizione che secondo me non va affrontata tanto con i diamanti. Si usa essenzialmente la differenza 20, che da quel punto del biliardo non c'era, era un impatto in corta. Non c'era di mezza parabola di qua? No, qui andrei su questa, Paola, è proprio schematica così. Adesso andrà stretto, vedi che però è una palla che segue... Ok, bene. Invece giocarla di qua cosa rischi? Con un pallino lì. Ah, ma di mezza parabola, dalla lunga sotto. Cioè, non so quanta lunga vedesse. Se batto che... Mi sembrava tanto chiusa quella linea. No, allora, come tocchi oltrepassi l'ostacolo del pallino, eh? Cioè, come la metto, pizzi, come metto la pizzi un astro indietro. Se leggo lo spazio, tiro tutta la vita dalla lunga, perché ho anche l'arrivo in 3, la parificazione. Intanto bravissimo Aniello. Ancora angolo di seconda per Aniello. Questa volta mette a posto tutto, mette a posto anche tutti gli spettatori in tribuna. Tutto perfetto per Aniello. Ah, siamo oltre 2000? Sì, e allora siete già oltre 2000 a guardarci. Noi, come al solito, vi diciamo 2000 volte grazie per essere con noi su Billiard Channel, sul canale del biliardo. Se non l'avete ancora fatto, vi chiediamo, condividete il filmato, facciamo arrivare questo mondiale anche sulle bacheche magari di chi il biliardo non lo conosce. E se volete essere aggiornati dell'entrata in diretta del canale, mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina. Intanto una bella soluzione da parte di La Manna, dopo due incertezze su quel tipo di conclusione dove aveva giocato due volte il giro. Questa volta si è badato bene di ricercare ancora questo giro a scendere, sì, ma è andato a cercare di portare la subiglia dietro a quel pallino, e ci è riuscito davvero in maniera ottimale. Pelo di biglia per Aniello. Ma cosa sta tirando? Sta tirando le 6. Passo.
Paolo? Ma scappare via di pelo di biglia in questo momento? Scappare via no. È un manicomio. No, per una serie di motivi. Scappi via, diciamo che difendi anche bene, ma puoi rimanere sotto di un gancio con pallino d'arrivo, di sponde palo con pallino d'arrivo. Ma aveva la porzione proprio per battere anche su quel 3, secondo voi? No. No. Non ce l'aveva. Però magari può giocare uno sponde palla in chiave difensiva, dove se rimani lungo non batte il giro perché c'è il pallino lì. Io gioco dalla lunga. Intanto giro per la manna che riesce a evitare il rimpallo, vediamo se lo riquadra centralmente. Questo è un disegno, se non è lungo, ma è lungo. Peccato, lungo ma non lunghissimo. Vediamolo dalla frontale. No, è rimasto fuori. Io tiro dalla lunga quel tiro. Questo dalla lunga fisso, posso fare anche 4 senza effetto. Riproponiamolo, Mirko, perché è un tiro davvero particolare, giocato con l'effetto praticamente della garuffa, sì, con tanto effetto a sinistra. Alla Biondi. Questo è un tiro che mi piace particolarmente. Vedete come ha affondato poi l'effetto sulla sinistra. È venuto fuori una garuffa larga, è andato vicinissimo al rimpallo. Sì, rimpallo proprio era lì. Sai che secondo me l'ha giocato senza effetto. No, il taglio gliel'ha dato. Puntato. E intanto Agnello riesce a tenere dritta questa esecuzione di colpo in testa. 34-19. Questa, come a far arrivare a palle così dritte, questa rotazione non era assolutamente banale. Chiaramente palla votata alla sola realizzazione, ma sicuramente ha ottenuto ciò che si prefiggeva. Striscio per la manna. E bravo la manna, che realizza 6 punti e trova difesa diagonale. 34-25 il parziale per Aniello, conserva 9 punti di vantaggio in questo quinto set decisivo, chiaramente per il passaggio del turno. Primo eliminato d'eccezione poco fa è stato Gaetano Romeo. E Aniello ancora dentro al castello, ancora il rosso di Bricolla, 6 punti, 40-25. Adesso livello di gioco in media che si sono alzate decisamente, in adrenalina entrambi i giocatori. E Bricolla per la manna. Importantissima la risposta di la manna che rimane agganciato a Aniello con questi 4 punti. Bellissima risposta di Antonio Lamanna a 4 punti, poi apertura delle biglie, tutto molto perfetto. 40-29. Hanno deciso nella fase finale dell'incontro questi due giocatori di regalarci delle belle emozioni. Vediamo se arriveranno a braccetto fino a quota 60. Tre sponde di calcio e la lascia lì Aniello, la lascia lì, biglia libera per la manna, 2 punti per il campano che si porta a 31. Se vi ricordate, sul tre sponde di calcio di la manna, quando ha giocato di misura prima, avevo detto della scelta di misura perché mi sembrava un film già visto questo. Bisogna provarlo bene, il 3 di calcio ad allungare effettivamente è una delle traiettorie che cambiano. Momento decisivo di tutto il match. Sì, parlavamo a bassa voce con Paolo, secondo me è proprio la rispondenza della court, dell'effetto in corta. Sì, sì. Acchito per la manna, batte a 31 contro i 40 di Agnello. Via il filotto, 10 punti subito in prima passata. Vediamo se intercetta anche il pallino da 3. Il pallino da 3 lo rispetta, e forse molto meglio così per la manna, che mette la freccia di una sola lunghezza, ma mette la freccia. 41-40, parziale aperto per la manna di Agnello. 16-0 di andare dalla lunga, palla avversaria staccata dalla corta, attenzione alla forza, riesce a intestarla benissimo. Abbiamo l'impatto col pallino che è buonissimo per Agnello, non sposta niente questo pallino. Questo è un pallinone, anzi
questo è un pallinone, caro socio. 43-41. E adesso il problema è assolutamente di Antonio Laman. Paolo? Deve decidere qui. Come? Con che forza? Perché qui puoi anche decidere di allungarlo questo tiro, eh? Non sei costretto a... Col pallino che ti protegge lo stretto, sì, sì, anche perché l'arco. Puoi prendere quel pallino lì. Parliamo di due di bricolla, giusto? Sì, certo. Certo. Di una di buono È troppo brutta. No, dovresti arrivare dall'alto con tanto effetto. Sì, No. Ma anche no. Bravo. Ci diamo la forza. Di due, chiaramente. Questa è corta per me. Però ha preso perfetto al netto di questa presa qua. Supponi invece il caso di essere preso un goccio più grosso, prende pallino, sei caricato. Pallino ha messo male tanto. Grande uscita di Antonio. Bricolla sul largo per Agnello ad affondare le biglie. Agnello la mette dentro, 4 punti. Si porta a 47. Termine corsa delle biglie, dall'espressione di Agnello sembra che ci sia il giro. Attenzione, attenzione quel pallino sul largo. Qui la mano deve guardare di giocare benino la sua, neanche benissimo, e tirare la forza canonica del tiro. Se lo prende bene, se no prende il pallino può andare dentro. Che è successo? L'ha schiacciata, è andato dentro per chiuderla e purtroppo con una velocità sbagliata è venuto questo. Me la fa vedere a replay dall'alto? Dal mio punto di vista è stato alto col cuoio, ha chiuso il giro. Sì, chiaro. Quindi se lo gioco. No, ma ho visto un'uscita un terza curiosa. Se rota, guarda che è messa dritta quella qua. Gli ha rimbalzato fuori. È andata a 15. Sì, sì, sì. C'è una palla che per portarcela a 15 la devi tagliare addosso. Infatti, effettivamente, io prima ho detto lascia andare il tiro, ma intendevo a forza canonica. Questa è una forza assolutamente abbondante. Va di 2 a mo' di 3. Anzi, va di... Attenzione! Di sponda palla, trova rimpallo pieno. Non era bella, comunque. No, palla. Era tutt'altro che bella. Infatti pensavo che alzasse un po', ci andasse di 2. Sì, ma tu tiravi di una? O paravolavi per le due? Andavo di due. Di due? Come qui cercherei l'ingresso di calcio. Di calcio. Tutta la vita qua. Traversino per la manna. Meno 6. Traversino a Zeto realizza 10 punti di Castello. Non riesce però a portare la sua biglia vicino all'angolo. Lascia una replica a Daniello che ha meno 13. Quale replica scegli qui? Passo. Allora, sullo sfaccio non puoi, chiudi soltanto se prendi il pallino, fai 13. E se no deve portare le biglie. Sfaccio. Eccolo qua. Lui ha tirato, io penso che abbia tirato proprio quella roba lì, sai. Tirato lo sfaccio, se prende il pallino. Mi segno forse il pallino, vediamo. No. Match point per la mano. Il problema è che se giochi angolo invece non vi piace. Per la piaceva molto di più perché portavi la tua sulla destra. Se prendi c'è pallino, quel pallino che può farti fare grandi cose. Ti butta dentro quel pallino. Angolo di seconda, intendiamo. Sì, angolo come viene. Chiamalo angolo. Angolo se lo scasseggi un goccio col suo trattamento, può farlo di prima. Ti parte in leggero scarto, prendi il mezzo pallino e vediamo cosa succede. Sono d'accordo. Di sicuro era un tiro che aveva più controllo. Vediamo se la manna riesce a fare i 9 punti che gli mancano per passare il turno. E qui non c'è più nulla. Non credo rientri questa gialla verso il filotto, realizza solo 2 punti, cioè solo da vedere il termine corsa per capire se rimane dentro. Vediamo. Una giocata molto bene comunque questa palla. Sì, sì, assolutamente difeso.
si ha scelto giustamente, avendo la, la strada della grossa occupata, la strada della scarsa di mezza palla, quindi tre lunghe con la battente con passaggio anticipato di quest'ultima sulla mezzeria, sulla linea di rimpallo. Mancato soltanto su un altro biliardo, probabilmente avrebbe... Non è mancato niente, credimi. Sì, sì, la qualità proprio... c'era tutto. Agnello di mezza di garuffa. Vediamo cosa vede. C'è questa garuffa. Così forse riesce ad arrivare al 10. Però se gli fa il verso di prima la vola. Ecco, bravo. È quello lì. Io sono proprio in direzione Gianluca, mi sembra tanto difficile. Ma guarda invece Agnello, vediamo se sta dentro questa super palla. Super capolavoro di Agnello. Fa voloso Agnello in un momento davvero difficile, doveva trovare un passaggio assolutamente vicino al birillo, steccata perfetta, trova questi due punti e una difesa centrale. Si mette a 52 contro i 53 di Lamanna. Lamanna al volo con una posizione praticamente sugli acchiti del pallino. E trova una bella distribuzione Lamanna, che si salva e concede solo una garuffa ad Agnello. Stava a guardare bene Michelangelo. Tanto mezza garuffa, disturbato da un cellulare che ha suonato proprio mentre stava tirando questo che può essere il tiro decisivo del match. Tribuna quasi gremita, che Natalino scorza accanto Gaetano Romeo. Agnello, solo due ma è punti lungo. Ma sono due punti classico, lo portano a 54 lungo. Ma non gli permettono di difendere, però attacca la biglia di Lamanna all'altezza del secondo diamante della sponda lunga. Dimmi, lo so, se non te lo chiedevo Paolo, dimmi Paolo. Ma non devo tirare io. Gioco difesa. Sì, anche perché gioco difesa, quindi cercando passaggio simil 4 no, 3. Da 3. 3. Ah, di da 3, perché che quel pallino lì è importante anche sulla posizione. Prova nella chiusura invece Lamanna, ma mi sembra puntare forte, realizza due punti. Vediamo il termine corsa. Sì, bravo, ha un'altra qualità eccelsa qua, eh? Tenuto basso, tenute dentro queste biglie qua, basso di forza, mano sul legno, poi è partita una roba da delirio. Se non gli, è come se non gli partisse il taglio su sinistra. Sì, è anche vero che però se ritorna indietro su questo replay, è normale che abbia reso, guarda la sua palla cosa fa, tocca lunga. Hai visto? Corta lunga, quindi non può lavorare quella palla lì, perché la batti in un punto dove non c'è trasmissione. Quindi. Questa è bruttissima. Questa, il bello non l'ha neanche visto da vicino, vediamo che cosa vede. Ma anche se la vede... Il tiro... La traiettoria... Considera che arrivi anche con un po' di parabola, quindi ci passi, però... Sì, però, ragazzi... Ma... No, se la prendi di fianco hai perso. O se no, mattonella, dalla porta... Secondo me tira la mattonella. Arriva la mattonella. Ma anche giusto così, perché effettivamente quando non c'è niente... E vediamo se chiude... Mamma mia, vicinissimo alla chiusura, vediamo l'impatto col pallino... È un impatto buono con quel pallino. Un impatto buono. Meno male che abbiamo le seggiole che comode, ragazzi. Che brivido, ragazzi. Se partiamo subito così, arrivare fino a domenica prossima è un problemone. Roba dura, è un problemone. 5 punti va a 59. Agnello, 55 per Lamanna.
Che finale al brivido, ragazzi. Garuffa per la manna. Deve fare il birillo rosso o una grande difesa. E sfila lunga. Vediamo il termine corsa. Sfila lunga. Ma. Sei sicuro che sia lunga? Ma. Non credo. Aspetta, faccio io. Ma ci non stai credo, fermo con il mio Strator, ma sei in ritardo, Gianluca, in colpevole ritardo. Sono più vecchio di te, di voi due, quindi. Così butta giù il birillo. Sì, avete ragione, non lo segno neanche perché. Comunque io scherzavo quando vi definivo Sandra e Raimondo. Adesso ne ho avuto la certezza. Non eri mai stato qua con noi? No. Che barba, che noia. Ti stai divertendo, Paolino? Tantissimo. Di parabola per un birillo oppure per la difesa, vediamo. Attenzione, se sta dentro. Attenzione, sta dentro, grande uscita questa, Ma te avresti avuto questo cuore, Paolo? No. Di avrei tirato di due. No, c'è la ricerca, no, del pallino da 4. No, ma finisce 3-1 con me, non parto dall'altra, vedi. Che finale, ragazzi. Guarda, abbiamo nominato prima Odino. La finale di Odino tra lui e Maceri è stata di questa intensità. Io l'ho vista dal vivo. Mamma mia, c'è stata una sequenza incredibile. Di Garuffo al volo. Io tirerei alla Michele Cosci. Una fucilata atomica, sì. Mi ci va di Garuffo la mano. Così vai sempre a cercare un birillo, il birillo rosso e basta. Però se il pallino sulla bricolla obbliga al volo Aniello. Qua andare a quel pallino da 4 ci si va di colpo in testa e di effetto a tenere, ma anche senza effetto, ma a 4 4/3, che poi dopo può arrivarci da 3. Da 3. Dalla scarsa. Quando se la gioca liscia non ci arriva più. No, ma io intendo la frustata di colpo in testa, ma vabbè. Non ritorni indietro. Cioè, ritorni indietro se prendi il cuore lì. Praticamente grosso. Ma molto grosso. Molto grosso. Quasi pieno. Facile arrivarci da 3 con la difesa classica. Questo è un tiro, visto che ci ho giocato parecchie volte, Daniel giocherebbe il pallino da 3. Va di una a prendere il quartino di sotto, a fare la difesa quasi da buca e buca. Qui ce l'hai anche con poco effetto. Sì. Poi lui la gioca veramente molto bene. Sì. Qui. Ma di buono. Sì, di buono per quello. Bianca la difende ancora? Sì. Bravissimo. Non è poco lasciargli anche le biglie sempre per il rosso solo, cioè per soltanto con il birillo rosso come obiettivo. La difesa? Bricolla, non difesa. La difesa fa rimpallo. No, la no, difesa. No, la che... difesa. Ah, cioè, secondo per il me girone. Secondo me vede il girone. Vabbè, dici... però il girone è... Cioè, allora perde senso quello che ha fatto fino adesso, perché se non lo fa ha perso. Il girone sarebbe da tirare se Michelangelo fosse a 40. Ma anche mai, secondo me. No, vabbè, se lui fosse a 2 tiri, puoi prenderti un rischio, visto che a te manca il rosso. Giochi a stare sul pieno di palla, così devi giocare a bricolla. Però c'ha una manina sul legno, cioè ti devi essere al bar bello tranquillo, al bar lo... Tiro tutti i colpi. Il problema è che forse non la vedi da no girone. Ma va bene, Nico, è impostato leggermente largo, se gli monta addosso il biliardo scivola, poi gliela ridà. Considera che comunque deve passare a filo birillo dallo strato. Tira girone, tira per la partita la manna. Viene il giro a 55, vero? Attenzione
59 pari. Eccoci. Però deve sperare di toccarla questa biglia Aniello. In un'altra situazione, non, secondo me non ci sarebbe problemi. Io allungherei al 70 questa partita. Sì, mandiamola al 70, via. E la e tocca chiude Aniello e chiude sul 3-2. Danno la mano i due giocatori, danno la mano all'arbitro di Turi. Mamma mia che incontro! E allora alza il pugno Michelangelo Aniello per essere riuscito a passare questo turno difficilissimo per lui contro Antonio Lamanna, una sfida vista e rivista che ci ha regalato emozioni, qualche momento di gioco anche non bellissimo, però insomma questo è il biliardo. Nicola Biondi va a prendere due battute con i nostri protagonisti, noi invece rimaniamo qua e ci godiamo qualche secondo di highlights e poi torneremo per il processo alla partita con Paolo Marcolin. Eccoci qua sul nostro tavolo televisivo, primo intervistato, colui che ha perso purtroppo questo bellissimo incontro. Intanto ti diamo un bentornato Antonio, un talento come te mancava alla federazione, ci fa davvero molto piacere rivederti in un mondiale, in una competizione davvero importante. Peccato perché c'è stato questo finale un po' rocambolesco, però di sicuro una bellissima prova, un bel ritorno, te lo porti a casa lo stesso. Sì, ho fatto una bella partita, peccato per l'ultimo tiro, secondo me ho sbagliato la scelta, dovevo giocare Brigolla, anzi due sponde lisce, poi mi sono fatto prendere e l'ho giocato. Sì, diciamo che le tue doti da colpitore in quel momento lì non ti hanno aiutato, perché se uno non ce l'avesse le doti da colpitore non ci pensa neanche a tirarlo. Tu sei un ottimo colpitore, quindi ti è presa chiaramente questa voglia, ci avevi la possibilità di chiudere, però chiaramente, come hai detto tu, lo avevamo detto in un commento, forse rimanere ancora su un tiro di calcio, si poteva chiudere anche con un tiro di calcio. Guarda, l'ho giocata perché a lui mancava solo un punto, ho detto la gioco, rischio, perché pure lui su due o tre tiri è visto, no? Ha giocato forte, pallino, allora quando vedi quelle cose ho detto mo la gioco, se chiudo va bene, e non è andata bene. Comunque ti porti a casa sicuramente una bella prestazione e chiaramente noi ti facciamo l'in bocca al lupo per il proseguo della stagione, tornerai in pista da master, però insomma hai tutte le qualità per risalire la china al più presto. Grazie, grazie, alla prossima allora.
complimenti lo stesso a Antonio Lamanna. Prendiamo anche due parole al volo da Michelangelo Aniello. Allora, Michelangelo, innanzitutto complimenti per questa partita, ma soprattutto perché è la prima volta che ci rivediamo dopo la vittoria del campionato europeo. Abbiamo visto un Michelangelo Aniello molto teso, perché la posta in palio è veramente alta e sappiamo quanto ci tieni a giocare le fasi finali del mondiale. Infatti giustifica anche la tua esultanza contro Antonio Lamanna, che era nel rientro, ma tu conosci benissimo le qualità di Antonio. Sì, quando ho pescato ieri, era ancora libero lui, e ho detto tanto pesco lui, anche perché l'ultima selezione del mondiale a Rho ho pescato a lui, quindi è un giocatore di altissimo livello. Complimenti a lui, che abbiamo disputato un bel incontro. Sono contento che è rientrato nella Fibis, come lui merita tanto. Comunque non lo faccio apposta ad arrivare all'ultimo tiro alla bella, però ci metto sempre qualcosa di mio per complicarmi la vita. Insomma, la terza partita ero sotto di parecchi punti, ho avuto la forza di riprenderla. L'avevo già vinta, 20 punti, una distrazione, un tiro di il traversino. Sì, io il traversino ho giocato a non fa danni, faccio pallino da 4 oppure di seconda e faccio i birilli. Io 48 a 28, cioè devo fare solo non danni. Sì, 48 a 31. Ok, 48 a 31, quindi vabbè, un po' di concentrazione, come di te concentri un po' il biliardo ti punisce. Poi ho avuto la reazione di vincere la quarta e poi la quinta è stata tiro su tiro. Un batticuore totale. Sì, come hai detto tu, ci tengo tantissimo a disputare questo mondiale, anche perché da campione europeo in carica ci tengo a disputare questo mondiale. Comunque mancano altre due partite, noi ti lasciamo concentrato perché la posta in palio, come hai detto tu e come abbiamo ribadito, è davvero importante, quindi puoi andare a concentrarti, ma credo che tu debba fare dei saluti. Sì, voglio salutare il mio nuovo CSB di Milano, l'amico Bar Alex, che sicuramente mi hanno seguito e hanno patito insieme a me. Comunque ci vediamo, speriamo, alle fasi finali del mondiale, però è dura, ci vogliono anche ancora altri due incontri, però io ce la metterò tutta. E allora Gianluca, io tra pochissimo ti raggiungerò in postazione e analizzeremo meglio insieme a Paolo Marcolin le fasi di questa bellissima partita. Grazie Nico, eccomi qua intanto con Paolo Marcolin, vieni un po' più avanti, eccolo qua che sei bellissimo Paolo, io ti voglio vicino a me. Siamo diventati vecchietti, ci vedi? No, poi dillo pure a microfono acceso. Sei diventato vecchietto. Vabbè, parliamone. Allora, parliamo di questo incontro. Io prendo qui gli appunti che ha preso il mio socio Nicola Biondi. Nella prima partita abbiamo un replay che è la chiusura di Lamanna di 8 punti di stretta. Questo fondamentalmente è più che altro un gesto tecnico. Parlavamo del discorso delle biglie, diciamo che qua niente da dire. Sulla forza bassa c'è stata un buon aggancio, cosa ne pensi? Serviva a far due, quindi è stato molto concentrato sulla mandata del tiro, di conseguenza non si prende rischi, allora sceglie giusto. Allora, poi il do, intanto è arrivato Nico in commento, quindi eccoci qua. Nicola, avevi preso tu, ridò il microfono a Paolo, scusate, tanto è tutto rigorosamente in diretta. Do il microfono a Nicola che ha scritto in Swahili. Scusa, no, allora, posso capire solo io. Cioè, solo tu puoi capire. Allora, andiamo al primo replay. L'abbiamo dai, già guardato. Ah, l'avete già guardato, quindi andiamo al secondo set, al traversino, al secondo replay. Qui un parziale di 16-0 aperto di Aniello, che partiva da una situazione di parità, uno sponda palla da 8 e poi andiamo subito al replay successivo, un traversino da 8 punti. Poi c'è stato quello scambio su quegli angoli, il primo angolo giocato dalla Manna, il replay successivo
dove ne realizza 11 con quel pallino in appoggio. Questo schema poi dopo si è verificato anche dopo su questa raddrizzata. Sul tiro successivo hanno commesso entrambi quello che si può chiamare lo stesso errore, quindi la tendenza dell'apertura, della maggiore apertura. Questo secondo te, Paolo, può condizionare un po' tutti i giocatori su questa caratteristica che abbiamo visto di queste biglie? Sono diventato dislessico. Sarà una difficoltà per tutti. Le biglie in apertura saranno una difficoltà per tutti. Con queste biglie giochi un'apertura fatta bene, rischi di fare 0-2 e di correre con tutte e due le biglie. Giochi sullo sporco, porti via il castello, ma trovi il rimpallo di seconda. Ci saranno grandi, grossissime sorprese. Poi andiamo direttamente al tiro di chiusura, al replay numero 6. Questo è un bellissimo colpo da parte di Anello, di colpo in testa. Mancavano 9 punti al campione Timona di Bari, ne realizza 8 di castello e 4 anche se di qua pallino. Penso che io e Paolo non so te dissentiamo dalla scelta. Sai, quel pallino da 4 era molto più semplice farlo tirando l'angolo. Vieni un po' più dentro, Paolo, questo... Camino, non ti tagli. Perché ti voglio proprio nel tuo splendore. Bravo. Molto più semplice farlo chiaramente tirando l'angolo. Si pensava semplicemente a un pallino da 4 perché gli è partita, l'abbiamo detto, riguardiamola anche un attimo. Gli è partito un qualcosa, secondo me, di veramente importante. Però si può anche fare veramente un disastro. Non ci passi a 13 giorni dal birillo da 2, peraltro. Insomma, Paolo? Ha fatto un capolavoro. Si è preso un rischio. Ha avuto ragione lui, eh. Sì, assolutamente, infatti detto, dissento sulla io avrei giocato 4, magari okay. Anche veloce, poi però 4 dalla parte semplice. Allora, il terzo set è stato il set più particolare di tutto il match. Fermati un attimo, perché... scusami che c'è la nostra Valentina qua alle spalle. Vieni un attimo in inquadratura, dopo vieni. Prossimo match, Martinelli-David contro... Alessandro Frausilli. Sono molto contento di far vedere questo giocatore dei Master, elegantissimo, poi vedrete, giocatore da seguire. Andiamo avanti. Dicevo, il terzo set è stato il set più particolare di tutto l'incontro, perché andiamo al replay numero 7, Mirko. La partita, diciamo, in sostanziale equilibrio fino a che la Manna non fa questo errore. Il punteggio era di 28 a 26 per lui. Tira questo giro di cui abbiamo già parlato prima, un giro che poi diventa largo, rimane di fisso e qui cosa succede? Succede che poi sul tiro successivo Aniello fa 10 punti su quel fisso e poi fa subito in sequenza su questo capolavoro. Questa raddrizzata fa subito questo strike. E qua tutti pensavano che il match fosse indirizzato verso Aniello e sul 2-1 ad Aniello. E poi che succede? Succede che al replay numero 9 vediamo l'errore in chiusura di Michelangelo, che realizza solo 2 punti, trova questo rimpallo previsto da Marcolin e poi dopo tira fuori una gran chiusura su questo traversino. Questo è anche il set del traversino, eh? Esatto. Di Michelangelo. Eh? Sì. Non abbiamo segnato quell'errore, però ne abbiamo parlato con lui durante l'intervista sul 48 a 27 forse 28 no, andato 31 a 43 31 sul 48 31 sbaglia un traversino che noi pensavamo giocasse di 2 con un eventuale pallino da 4 cercando di tenere il gioco in mano. Però sbaglia, ne realizza 12 la Manna, si rimette lì vicino. Sai, una confusione che secondo me si è un po' generata, Paolo, quell'errore, quella scelta di Antonio sulla difesa, perché, cioè, la domanda è perché, cioè, giocatore, tu sei abituato a giocare con loro a essere non lo so, probabilmente cosa voleva... può dettare una scelta, la possiamo chiamare un pochino, tanto gli vogliamo bene ad Antonio, un pochino sconsiderata. Rischiosa, sì. Non lo so, probabilmente voleva improntare la partita sull'attacco cercando di fare scacco matto in una mossa. In realtà poi ci sono delle porzioni di palla su cui non ci si può giocare più di tanto. Ma scacco matto? Che non lo fai lo stesso perché non dov'è? Ti serve. No. Ah, appunto. Certo.
è quello lì. No. Se ci fosse lo scacco matto, diciamo che poteva avere un senso il tiro. Sì, sì. Ma così, probabilmente confusione, un po' di emozione, ci può anche stare. Sì, no? Può essere. No, anche perché ricordiamoci, la manna mancava da una scena importante, insomma, televisivo importante da un bel po' di tempo, quindi sì. Rientrare in un mondiale. Le ultime sue apparizioni sono dei Principi del Biliardo, la seconda edizione, quella di adesso. Quindi rientrare in una qualificazione mondiale contro Aniello, insomma. Sì, c'è di meglio da trovare, si poteva trovare qualcosa di più leggerino. Nel bussolotto, diciamo che ci poteva stare anche un avversario più abbordabile di Aniello. Andiamo avanti. Quindi poi il terzo set si risolve con questa bellissima chiusura di Lamanna, replay numero 10, Mirko. Appunto, traversino di prima intenzione, mancavano tre birilli a Lamanna e li realizza in questo colpo, questo bellissimo traversino da 8. Andiamo direttamente al quarto set, che si apre con un errore di Lamanna abbastanza importante in questa soluzione al volo. Dalla lunga doveva cercare una porzione interna di biglia per garantirsi il pallino da 4. Qui scivola via, riguardiamola un'altra volta. Che poteva anche farlo bere. Che poteva anche fargli bere tutto il castello, da come era partita, chiaramente. Paolo, poi Aniello fa un piccolo errore, sulla biglia libera successiva, ma poi porta, diciamo, a casa con grande margine. Non avrei mai giocato con quella forza, anzi proprio... Il tiro è quello lì. Gioco di passatella, gioco sì, allungato, esatto. Posso fare il 4 se sto dalla parte buona, posso prendere addirittura un pizzico di 3. Esatto. Che sarebbe l'ideale, il pizzico di 3 ad appoggiare. Qui mi ha stupito di più. Allora, che lui sia un puro sangue di razza e che il tiro di prima ce l'abbia nelle corde e se l'è ballato, va bene. Questo... Dopo fuori gli chiederò perché l'ha tirato in quel modo. Non ti serve, o pensi addirittura di poter giocare un traversino di terza prendendo il cuore della palla, andando a 4 e fai difesa centrale. Non lo so. Di solito ti danno anche due etti di prosciutto. Sì, 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 sicuramente. Stagionato sì. 24 mesi. E poi chiaramente il match, il set di Aniello ha vinto con molto margine. Il dodicesimo replay testimonia appunto la chiusura. Era 58-21 il parziale e quindi si va alla bella. Nella bella c'è sicuramente stato un livello di gioco altissimo fino ad arrivare poi negli ultimi tiri in cui alla fine si è giocato un po' a tombola, diciamo che la ruota poi è girata più dalla parte di Aniello, soprattutto su questa mattonella, replay numero 16. Qui Aniello non aveva praticamente nulla, aveva la strada della garuffa molto ombreggiata dal pallino, ma molto difficile centrare quel tipo di conclusione. Aniello decide di andarci forte dalla corta, realizza subito due punti, addirittura noi pensiamo che potesse realizzare anche il filotto, ritorna sul pallino e questo impatto sul pallino fa tutta la differenza del mondo. Ma assolutamente sì, secondo me la scelta l'abbiamo anche commentata, la più ponderata, la più ragionevole. Non impatta così il pallino, ha perso, un altro modo ha vinto, bel segnalino. Qui alla fine si decide tutto in un attimo e è chiaro che la luna doveva guardare. Vabbè, questo quando decidi di scegliere quel tiro può succedere qualsiasi cosa. Ho ascoltato l'interviste. Fabian non si è accorto che eravamo in diretta, mi ha carezzato la zucca in diretta. Fabian Hartl, se non l'avevate mai visto, è lui. Anche se vi sembra seduto e in piedi. Ho ascoltato l'intervista di Antonio e mi ha fatto specie nella sua analisi il fatto che lui abbia detto ho scelto male sull'ultimo tiro, perché dal mio punto di vista gli è mancata la lucidità, non perché tu puoi scegliere male, ma perché a quel punteggio, a patto che ci fosse, se decido il frontale decido sul girone, non il giro, non sul giro, perché gli manca 5, non gli manca 4. Sì. Voi siete sicuri che abbia il giro? No, lui ha detto che ha battuto detto lui, giro. L'ha dichiarato lui, il batto giro. Batto giro. Ah, secondo me ha tirato girone, l'ha presa sopra, l'ha presa sotto. Oddio, la forza era da girone, ma è un po' troppo forte.
Sì, ma sai, sotto okay. sponda. Va bene, allora, ok, va bene. Allora ci sta. Allora, posso, allora, allora nella scelta condivido. Eccolo qua, rivediamolo un attimo, eravamo disattenti. No, dai, ha tirato il girone. No, non può, no, non tira girone. Perché se giochi no, girone aspetta, non ti però, muovi così tanto. Però è vero, da una parte... Cioè, se giochi girone, giochi a star lì con la tua. Poi quello che viene, viene. Ma che l'abbia sporzionata, Paolo. Ma se... Cioè, la sporzioni, ma se tu prendi il cuore del girone con la tua, non fai tutta quella corsa lì. Sì, 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 vero. Sì, sì. Capisci? Poi... D'accordo, d'accordo tutti che probabilmente vi faccio una domanda, ma su questo ma è giusto tirare, manca due, dai. Avresti tirato di candela così o le tre sponde? No, di candela, gli manca no, due. Candela, candela se sfilo anche il 4. No, il 4, vabbè, il 4 proprio sì, vabbè, manca faccio, due, capisci? Faccio cioè, ho fatto una domanda. Avresti tirato il 3? No, non lo so, di impatto il 3, perché se la tocchi hai vinto, però la tocchi anche se hai vinto, non vorrei che allora su quella ha fatto un errore su, è chiaro, molto più largo del, molto fuori del castello, però avere questa lucidità di giocare questa candela con, ah, con perché questa l'aveva sponda la, per, l'aveva per lasciata, l'errore di prima sullo stretto era molto dici. Più larga, non sì, era sul castello e tutto, però ecco, non mi sembrava una scelta così scontata. Ma non era poi questa la sponda, era dall'altra era, parte ma non, siamo, ma non, cambia, da, non cambia di qui a dal pieno di palla al fine di palla che chiude. Allora dobbiamo chiudere perché tra pochissimo sono già pronti sia Martinelli sia Frausilli a iniziare il prossimo match, quindi noi vi diamo l'appuntamento davvero tra pochissimo per un'altra diretta sempre su Billiard Channel, sempre in diretta da Calangianus per il mondiale di biliardo. Ciao. Ciao a tutti.